Buonasera. Si tiene nel fine settimana la fiera in Giardino Fiorano, fiori, piante e articoli per giardinaggio in Piazza Menotti e via Vittorio Veneto, organizzata dalla Proloco. Su questo e sui prossimi appuntamenti promossi dall'associazione, ascoltiamo il portavoce Sergio Pederzini. Pedersini, allora, siamo alla vigilia di uno dei primi grandi appuntamenti a Fiorano, in giardino a Fiorano, il suo titolo. Di cosa si tratta? Quest'anno l'amministrazione comunale ha delegato la Proloco per l'organizzazione della manifestazione denominata In Giardino a Fiorano, giunta ormai alla quinta edizione, una festa dedicata a fiori, piante e tutto ciò che è giardinaggio. Verrà svolta nella piazza centrale di Fiorano in via Vittorio Veneto. Vi saranno stand espositivi per quanto riguarda appunto piante e fiori. Inoltre vi sarà un angolo dedicato ai bambini con dei gonfiabili, alcuni stage dedicati a quello che sono la cura del giardino e dell'orto, e vi saranno anche alcuni stand di enogastronomia sia locale che extraregionale. Quest'anno, per la prima volta, appunto, è la Proloco che gestisce la manifestazione. Sarà presente anche uno stand della Proloco per potersi tesserare e saranno messe in vendita anche delle t-shirt con il logo di Fiorano. Saranno inoltre presenti una mostra di trattori d'epoca, come tutti gli altri anni, in cui verranno spiegate quelle che sono le meccaniche di un tempo. E un punto molto importante, vi sarà una conferenza che riguarda la salvaguardia delle nostre api, curata direttamente dalla CONAPI, perché abbiamo un problema sul nostro territorio che stanno scomparendo questi piccoli insetti molto utili a quello che è la nostra umanità intera. Ci sono, altre iniziative in programma per la prossima estate? Da qui a breve la Proloco sta organizzando nell'ambito del Maggio Fioranese il concorso fotografico, giunto alla sua 11ª edizione. Quest'anno il titolo sarà Passeggiando per Fiorano, in maniera tale che si cerca di fare anche una raccolta fotografica di tutto quello che sono i nostri angoli più belli del nostro territorio, e avremo maniera nel futuro di avere quello che è un archivio del nostro territorio. In luglio la Proloco organizzerà anche una cocomerata per la cittadinanza qua in piazza Ciro Menotti, e in giugno stiamo lavorando per allestire una festa dei bambini insieme con il comitato genitori, in maniera tale che si possa dedicare una giornata ai nostri piccoli e alle nostre future generazioni. Diamo l'appuntamento per il primo impegno, cioè quello in Giardino a Fiorano, dove e quando? 18 e 19 aprile, questo sabato e domenica, in piazza Ciro Menotti e in via Vittorio Veneto, vi aspettiamo numerosi, confidando in una buona giornata, che il tempo ci sia clemente. Martedì 21 aprile alle 21 al Bla inizia l'apertura serale della biblioteca con i volontari civici, rendendo omaggio al talento degli scrittori fioranesi che hanno loro pubblicazioni presenti nel catalogo del Bla e che si presteranno a leggere a scelta qualche pagina dei loro libri. Hanno già dato la loro adesione Emanuele Bellini, Marcello Bondi, Luigi Giuliani, Milena Mazzini, Stefano Serri, Giuseppe Sofo e Alberto Venturi. La scuola materna Villa Rossi di Spezzano verrà venduta per realizzarne una nuova. Ricavata in una villa antica e gestita per più di 90 anni dalle suore figlie dell'oratorio di Lodi, è diventata statale 2 anni fa, ma inadeguata dal punto di vista normativo e sismico. L'intenzione del sindaco Francesco Tosi è di alienare la struttura e con il ricavato realizzarne una nuova. Inizia domani alle 10 alle casette di via Santa Caterina un nuovo corso di movimento e accompagnamento alla nascita, rivolto a future mamme e papà in qualunque periodo della gravidanza. Il corso è tenuto da un'ostetrica e da una psicologa. Le iscrizioni sono aperte anche dopo la prima lezione. Il corso durerà fino a giugno. Per informazioni, contattare i numeri 340-2957-706 oppure 347-2252-444. Passiamo allo sport. Dopo essersi qualificata fra le prime quattro squadre della regione con le ragazze al torneo Città di Nonantola, la Libertas Tennis Fiorano sta ottenendo ottimi risultati a Noceto di Parma. Sara Grazioli ha vinto il girone con le bimbe under 9, entrando nel tabellone con le 10 migliori under 10. Luca Parenti, under 12, ha superato agevolmente i primi turni.
Domenica quasi tutti in trasferta per le squadre fioranesi. Il Fiorano va a Calderara di Reno a incontrare l'Axis Valsa. La Flos Frugi, già promossa in prima categoria, gioca a Levizzano l'ultima partita del suo campionato. In terza categoria la Junior Fiorano affronta in trasferta il Solignano sperando di accorciare le distanze dalla capolista CRP Bortolotti, mentre la Spezzanese è impegnata con il San Paolo e l'Ubersetto ospita il San Vito. Per questa edizione è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi, arrivederci alla prossima settimana.